Buongiorno, anzi ormai è buon pomeriggio, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 12 aprile. In realtà sui giornali ci sono tante cose che riguardano la Consip, le inchieste fatte un po' così a cavolo di cane, ne potrei parlare a lungo, ovviamente la Juventus che ha battuto, l'attentato di ieri ai giocatori a Dortmund, che poi ieri sembrava essere una cosa senza risvolti islamici e oggi sembra avere un peso islamico. Però oggi vi voglio rubare, siccome è tardi, ieri ho fatto tardi perché ho avuto la diretta di Matrix, abbiamo avuto uno straordinario successo, ieri abbiamo veramente fatto ascolti stellari, quindi vi ringrazio a tutti quanti voi che mi avete seguito, ma non è questo il tema. Oggi un solo pezzo vale la pena di leggere, il miracolo portoghese. Il miracolo portoghese è questo: il governo di sinistra che ha vinto nel 2015, in un anno e mezzo avrebbe già fatto un miracolo, secondo Ettore Divini della Repubblica. Il miracolo è di questo governo di sinistra che è fatto dal socialista Antonio Costa insieme al Partito Comunista e alla sinistra varia del Portogallo, sarebbe già un miracolo. E sapete perché miracolo? Perché grazie alla riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35, grazie agli aumenti degli stipendi minimi, grazie al fatto che sono state aumentate le tasse sulla Coca-Cola, sulle auto, sulla benzina e sulle case dei ricchi, la ricetta funziona. Il PIL in un trimestre su base annua è cresciuto del 2%. Quindi il tema che ci racconta Repubblica è che il Portogallo comunista, con ricette comuniste, le 35 ore, quando tutti sanno oggi che il lavoro è diventato, come direbbero a loro che piace tanto Bauman, liquido, quindi che vuol dire 35 ore, quanto ne fai a casa, quanto non ne fai a casa, insomma dipende, il lavoro ormai oggi ha una entità meno fordista, è un'entità, aspettate che provo a vedere se qua spingo meglio le sue declinazioni sono diverse, e insomma Repubblica è rimasta all'idea che ridurre l'orario di lavoro e aumentare le tasse sulla Coca-Cola fa aumentare la ricchezza di un paese. Sono tutti bene, viene intervistata un'infermiera che dice finalmente guadagno 1045 euro e hanno tolto e finalmente mi posso comprare la lavatrice nuova. Per carità, io sono contentissimo che possa comprarsi la lavatrice nuova, ma questo dipende dalla ricetta dei comunisti e dei socialisti, che è quello di aumentare le tasse sulla Coca-Cola, che poi tasse che vanno a pagare ovviamente i consumatori che comprano la Coca-Cola, cioè è un pezzo di quelli, questo di Ettore Divini di oggi, è un pezzo che vi dà il senso di come in realtà, e che è legittimo perché anch'io ho un metodo quando parlo di scrittura, che è quello dei liberali, della riduzione delle tasse, della libertà nel licenziamento, dell'assunzione e del fatto che l'imprenditore è il motore del successo di un paese, anch'io la penso, ma quando leggete Ettore Divini pensate che in realtà queste cose che vi sto dicendo, che per molti sono banali, leggendo Ettore Divini oggi vi rendete conto che non sono affatto banali, che queste conquiste dei liberali non sono tutt'altro che scontate. In 500 giorni la ricetta comunista ha vinto, comunista, hanno aumentato, oltre che le tasse sul tabacco, le auto e la benzina, ai proprietari di immobili oltre i 600.000 euro di valore, è stato imposto un salasso del 3% l'anno, la Coca-Cola, i produttori di bevande gasate hanno dovuto mandare giù un balzello sulle bollicine. Voi mi dovete spiegare qual è la ragione per cui ci deve essere un balzello sulle bollicine. Il catasto ha fatto l'IMU democratico, aumentando del 10%, del 20% l'IMU a chi ha una casa vista mare o esposta al sole, e tagliandola del 10% a chi vive con vista cimitero. Questo è l'IMU democratico dei portoghesi. Benissimo, quando tu leggi questi pezzi e vedi che il salario minimo dal 2015 è passato da 505 euro a 577 euro, ti poni un problema. E fra due anni vediamo come stanno andando le questioni in Portogallo. E le ricette dell'austerity, che non ci piacciono, l'abbiamo detto anche noi tantissime volte, hanno come controaltare queste ricette, quelle del social comunismo portoghese? È una di quelle cose che mi viene da chiedere. Bene, e oggi faccio una rassegna light, direi che
per il momento è tutto, dovete avere pazienza, oggi i giornali per me valgono soltanto per il miracolo portoghese e il resto è, come si dice, un po' noia. Direi che domani vi faccio la segna stampa un po' più corposetta, non dalla sala dell'Alitalia, ma da Parigi, dove spero di arrivare oggi pomeriggio. Ciao!